so mai se una persona rimarrà o se ne andrà. 5 minuti, tutto pronto, ok? A volte persone che a cui do 2 mesi rimangono per sempre. Io sono venuto in Australia nel 1962, a settembre. Sulla nave, quando abbiamo viaggiato, mi sono imbarazzato soltanto la parola 16. Sfottevo mia sorella, faceva vedere che sapeva parlare l'inglese, ci dicevo 16, 15, mi sono imbarazzato quei 2 numeri e poi basta. Sono venuto qui quando avevo 20 anni, qui sarebbe 17 anni fa, mamma mia. Sono arrivato e dopo un anno sono rimasto. Quando noi siamo venuti in Australia 33 anni fa, non era tanto difficoltosa trovare lavoro. Adesso è più difficile perché assai persone vogliono venire dall'Italia, dalla Spagna. Credo che non ci stanno abbastanza lavoro per tutte le persone. Ero qui a Perth, in Western Australia. All'inizio ero l'unico italiano, cioè in pratica all'inizio ero io, e, come italiano che era venuto qui a stare, e poi gli italiani, tra virgolette, erano le persone immigrate negli anni 50 e 60. Io sono partita dall'Italia con delle grosse aspettative, sono qui da 3 mesi. Il volo per l'Australia era un volo da fare al momento, perché non c'erano più le condizioni per rimanere. Partire per l'Australia ancora risulta essere molto vicino a partire per un'avventura. Io e il mio compagno siamo partiti con motivazioni diverse, perché vorremmo non soltanto, cioè la nostra priorità non è scoprirla un momento l'Australia, è viverla e vivere. Io l'ho presa anche come una sfida personale, perché ho detto capace che a casa comunque sempre coccolato, servito e riverito, voglio vedere se da solo riesco andare avanti. Negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 2-3 anni, probabilmente, forse 4, ma non credo, c'è stato un fiume di italiani che è arrivato qui, cioè si stava per strada e si sentiva parlare italiano per la prima volta da quando sono arrivato. E forse un po' questo è il paradosso dell'Australia, cioè tu vieni qui perché pensi di trovare loro, invece trovi una situazione totalmente diversa e ti devi arrangiare. Se si arrangiassero pure a casa, non è comunque un'ottima lo stesso arrangiarsi, non è lo stesso, perché comunque la paga non è la stessa, anche se qui i ragazzi si arrangiano a fare semplice il cleaner o il cameriere, la paga è diversa. Per quanto siamo emigrati, comunque viene trattata in maniera diversa, perché c'è meritocrazia. Per questo tanti ragazzi preferiscono venire qui a fare il cameriere qui piuttosto che stare a casa. E anche a parità di stipendio, io preferisco fare la cameriera qui. I ragazzi che vengono adesso, loro è un po' difficile per trovare il lavoro, perché devono avere questo working visa, e siccome ne arrivano troppi, lavorano in questi ristoranti italiani, questi bar italiani. Io sono arrivato qui 8-9 mesi fa. Vivo con mio fratello, possediamo entrambi la cittadinanza australiana e il merito di mia madre, e quindi abbiamo la possibilità di rimanere qua a tempo indeterminato. Lavoriamo entrambi nella ristorazione, siamo baristi, ovviamente rispettati qui all'estero. L'intenzione è appunto di rimanere qui per un bel po' e vedere che succede. Il progetto finale è avviare un'attività, che sia un business sempre legato alla ristorazione, un bar o ristorante. Io sono arrivato qua 5 anni fa con la valigia, come dico sempre, e con tanta voglia di cambiare. Avevo 29 anni e volevo fare un'esperienza internazionale, quindi ho deciso di cambiare paese, di imparare una nuova lingua. Non ho scelto Londra perché era un po' troppo vicino, e quindi ho detto andiamo a Sydney, a scoprire questo Sydney. Io sono emigrata della Calabria e sono andata in Toronto, Canada, e tutte quelle persone erano tutte diverse di adesso, perché
la priority era per andare a trovare qualunque lavoro. Quando eravamo in Canada c'era la neve, qualche, non so come si dice, dico in feet, come, you know, come tre piedi di neve con un piede di ghiaccio sotto. Mia mamma prendeva l'autobus alle 5 la mattina e andava a una fattoria che uccidevano i gallini per poter prendere un po' di moneta ovunque, e così per un futuro che si dovevano comprare una casa. Non c'avevo nessun contatto qua, proprio sono venuto, prenotato 5 notti all'ostello. Sono riuscito ad avere una borsa di studio per fare un dottorato con l'Australia Research Council. Adesso sono in fase finale, io poi insegno all'università e quindi sono ancora qui che cerco di realizzare il mio sogno. Siamo arrivati qua, i primi 3 giorni non ho lavorato, poi mio cognato mi ha trovato un lavoro con certi muratori. Loro parlavano ma io non capivo niente, ma io ci ho imparato a loro di dire calcina quando volevano la calcia, la calcina, e io mi sono imparato, loro mi dicevano a me bricks e io ci portavo i mattoni. Dal primo giorno sono venuto qua, ho detto gli italiani non li voglio frequentare perché devo imparare l'inglese, poi però c'è il mio gruppo di italiani con cui condividiamo momenti italiani. Non era facile quando siamo venuti noi l'Australia, perché la cosa che ti manca di più è la lingua. Certo che preferivo stare con molfettesi, perché era come se stava molfetta, perché la stessa lingua, lo stesso, no, anzi il dialetto parlavamo addirittura. Soprattutto i primi anni, il primo anno o due, ogni volta che incontravo gli italiani era sempre una lamentela. E questo lamentio continuo un po' poi alla fine stanca. Voglio ritrovarmi in una piccola Italia qui al momento. Voglio un po' tenere lontano il pensiero di persone che possano trascinarsi dietro l'Italia che io ho lasciato. Ha motivi diversi in realtà. Non c'è il motivo cardine che tutti quanti usano per partire. Ok, da una parte vedo la voglia di partire, dall'altra vedo tutti trovano veramente difficile essere partiti. La lingua è diversa, la cultura è diversa, tutto è diverso. E spesso le cose negative a volte non sono viste, a volte passano inosservate. E a volte anche le cose positive passano inosservate. Ci vuole tempo per capire veramente il posto. Probabilmente è appena iniziato il grande flusso migratorio, ma probabilmente neanche mai finito. Avendo tutti questi giovani che sono istruiti tanto, ci portano tante nuove idee. È bello vedere i nostri italiani oppure spagnoli, perché dopo rendono anche all'Australia differenti idee e portano tante belle cose. Rientriamo in Italia, breve termine, lungo termine, ma portiamo la nostra esperienza e trasferiamo lì tutti gli aspetti positivi che abbiamo vissuto qua. E quando noi vediamo qualcuno al mare, che andiamo sempre nella stagione, le salutiamo, cominciamo a parlare, dopo se dobbiamo aiutarle, così incominciamo, sentiamo, oh che bello, quelli sono italiani, allora ci incontriamo, ogni tanto gli diamo una bottiglia di vino o un pomodoro di casa. Ci sono tanti italiani che arrivano, ma tanti anche poi che ritornano in Italia. Mi farebbe piacere proprio tornare in Italia e contribuire al cambiamento. Con un chicco con un altro pezzo di carne.